Ben ritrovati sul canale, sono Fani e oggi andiamo a vedere questo splendido avvitatore a massa battente della Top Shack, modello TS-PV1 da 18 volts. È veramente un bel aggeggino, mi è appena arrivato, quindi non vedo l'ora di testarlo. Ha l'attacco da mezzo pollice, quindi perfetto per le bussole, per smontare le gomme e cose così, per avvitare bulloni. Ha la massa battente, come ho spiegato in questo video, dove potete andare a vedere le differenze tra i vari trapani e le loro caratteristiche. Questo qui è un motore brushless, quindi è senza spazzole, infatti si vede dalle dimensioni compatte, e ha la massa battente, quindi questa parte qua ha dentro un meccanismo che dà dei colpi man mano si avvita e si svita, imprimendo molta più forza di quella che farebbe un normale avvitatore. Questo modello in particolare ha la batteria estraibile da 18 volts, come dicevo. Queste batterie qua sono compatibili Makita, quindi se voi avete elettroutensili Makita o batterie Makita potete adattarlo a questo, quindi già quello è un bel risparmio. L'accetto per appenderselo alla cintura dove volete, impugnatura ergonomica in gomma, quindi è molto ergonomico, molto bilanciato, fatto veramente bene. Modello compatto, la batteria ovviamente è grossa perché ha bisogno di spingere, ma l'avvitatore in sé è molto compatto. Vi faccio vedere questa caratteristica che ha. Qui sotto abbiamo un indicatore che indica il livello della batteria e se stiamo utilizzando la velocità massima o la velocità ridotta. In questo caso è velocità massima, la batteria abbiamo visto che è bella carica. Se io faccio questo pulsante qua, imposto la velocità ridotta e gira più piano. Altra bella caratteristica che quando si avvita va in continuo. Se io metto in funzione svita, quindi antiorario, dà dei colpetti. Questo secondo me è molto interessante. Lucina LED che ci sta sempre bene. In velocità small andiamo a 3800 giri al minuto, mentre in velocità height o large, come c'è scritto qua, andiamo a 4200 giri al minuto. Gli monto subito una bussola e andiamo a provare qualcosa. Quello che sto notando adesso è che ha anche l'insertino esagonale, quindi secondo me qui dentro possiamo montargli anche degli inserti, quindi ha la doppia funzione. Adesso proviamo. Infatti ha il porta inserti, non ci avevo fatto caso, ma si possono montare gli inserti esagonali, quindi questo è un bel punto a favore. Allora, io con questo avvitatore le vitine non ve le faccio neanche vedere, partiamo subito con roba seria, perché se devo avvitare le vitine allora mi compro un avvitatore normale. Questa è una vite da 5 mm, lunghezza 60, senza preforo. Ecco, già iniziamo. Che se volete mettermi il porta inserti, almeno fatemelo magnetico. Ecco cosa intendo per massa battente. Vabbè, direi che fa il suo lavoro. Adesso vorrei provare con qualche dado. Vediamo cosa abbiamo. Vado a cercare qualcosa. Ok, sicuramente abbiamo visto che con le viti, con i bulloni, è potentissimo. Un altro utilizzo che sicuramente qualcuno ci farà con questo è cambiare le gomme della macchina. Quindi la domanda è, ce la fa a cambiare le gomme della macchina questo modello? Andiamo a vedere. Quindi andiamo in macchina e proviamo a cambiare le gomme della macchina. Allora, gomme chiuse a circa 13 Newton, eh? Non so se si riesce a vedere, ma
Bene, direi che anche come smontagomme è veramente una bomba. Non ho usato di più perché avevo paura di spaccare i bulloni delle gomme, di spaccare lui. Quindi non saprei neanche come testarlo ulteriormente, però dovrei andare a montare magari qualche pezzo di ferro e vedere esattamente quanto, fino a quanto riesce a chiudere, però con un utilizzo normale diciamo che è veramente una bomba. Io ho stretto le gomme a 13 Nm e le ho aperte come burro, quindi deduco che possiamo andare benissimo oltre. Quindi viti, bulloni e cambiare le ruote della macchina è veramente eccezionale. Questo qui è il modello da 18 volt, che è il TSPW1. Eventualmente sono appena usciti altri due modelli mentre io testavo questo. È uscito il modello PW2 e il PW3. PW3 mi sembra che da 21 volts arriva fino a 500 Nm, quindi praticamente vi apro in due la casa. Io vi lascio in descrizione il link di questo e degli altri due. Di questo c'è un codice sconto da utilizzare, degli altri due c'è un'offerta lancio in occasione dell'11/11. Quindi se state vedendo il video adesso, nel momento in cui esce prima dell'11 novembre, è in offerta lancio anche gli altri due modelli. Eventualmente, se capitate più avanti, vedrò di rilasciare dei codici sconto per tutti e tre. Per i codici sconto, in questo caso di questo, lo trovate qui sotto in descrizione. Comunque in un futuro, se non dovessero essere più attivi, vi rimando al mio canale Telegram. Sul mio canale Telegram pubblico giornalmente offerte e coupon sconto, che siano di Banggood come questo, come altri prodotti, che Amazon. Offerte vere, verificate, coupon sconto importanti, quindi se c'è da risparmiare qualcosina vi faccio risparmiare qualcosina, completamente gratuito. Potete iscrivervi, seguirmi. Non pubblico 100 post al giorno, ne pubblico qualcuno e solo se sono veramente interessanti, quindi come ad esempio il coupon sconto per questo, che loro magari qualcuno l'ha già acquistato perché ho rilasciato appunto il codice e qualcuno ne ha già approfittato. Quindi iscrivetevi lì, seguitemi per queste altre offerte. Qui sotto in descrizione trovate il link al canale Telegram, il link anche ai miei canali social come Facebook e Instagram, dove potete seguirmi e rimanere aggiornati, e ovviamente vi invito anche ad iscrivervi a questo canale YouTube per essere sempre sul pezzo e aiutarmi a crescere, che per me è molto importante. Quindi commentate qui sotto cosa ne pensate, se volete acquistarlo qui sotto trovate il link. Non mi resta altro da dire se non ci vediamo al prossimo video.